Cavaliere, buongiorno! Oh, direttore, bentornato! Eccoci qua, cavaliere. Allora, volevo dirvi una cosa velocissima. In pratica, molti messaggi, il cavaliere ancora continua a non azzeccare i risultati. Un'altra volta, Daniele, ti prego, e lasciami vivere tranquillo. Ma questa gente che scrivono, con quale coraggio parlano? Quando la Salernitana ieri sera ha fatto un grande primo tempo, e se non succedeva l'incidente del portiere, l'espulsione, ma io lo chiamo un incidente di percorso, giustamente lui per salvare la rete è uscito fuori, il giocatore del Cesena ha fatto un po' di scena e si è fregato il cartellino rosso, ma la Salernitana ha fatto un grande primo tempo. E allora, in base alla mia esperienza, caro direttore, che sono 60 anni io vedo il calcio, non sono nato ieri, la squadra sta migliorando. Sta migliorando. Vedendo quel primo tempo. Il secondo tempo, giustamente, avendo in porta quel giovanissimo portiere Corriere dello Sport, no cavaliere, un attimo, Corriere no dello Sport, Corriere si chiama Corriere, ah, Sport di cognome Corriere, sì. Se mi permetti, a questo ragazzo sì. Ci voglio fare i complimenti. Questo avrà una grande carriera come Donnarumma, l'ex Milan, portiere della nazionale italiana. Veramente questo ragazzo mi ha impressionato e ci faccio i migliori auguri di cuore, perché i figli ce l'ho anche io, che veramente si è dimostrato all'altezza nei pali, nelle rimesse che ha lanciato i palloni avanti, non ha sbagliato uno. È un ragazzo che sicuramente farà fortuna. Grazie a chi l'ha portato a Salerno. Guarda, io quando l'hanno cambiato e hanno detto un ragazzo di 19 anni, la verità, ho incominciato a tremare. Solo che la Salernitana si è chiusa in sé, perché giocava con un uomo in meno, con un portiere che non si sapeva le qualità che avrà questo ragazzo, ma veramente sono rimasto contento. Oggi ci vogliono i giovani, ecco, direttore. Cavaliere, ma lei è preoccupato della classifica? Daniele, la classifica è corta, dall'ultima alla prima in classifica. Non è una classifica, non la dobbiamo guardare oggi, la dobbiamo guardare a gennaio. Io quello che guardo, direttore, guardo la squadra che pian piano sta migliorando, e come l'ho visto io l'hanno visto anche gli altri, perciò diamo fiducia a questa. Poi ha sprecato quel gol Simi che poteva chiudere la partita. Anche loro hanno avuto la palla con l'attaccante loro sull'1-1, è la nostra fortuna che chi l'ha scivolato, se non il Cesena, si aveva fregato i 3 punti a Salerno, ecco, cavaliere... e nessuno poteva parlare. Cavaliere, la prossima gara è con il Cosenza. Si deve andare a vincere. Ah, quindi vincerà col Cosenza. Ieri il risultato del Cosenza è stato ottimo, che ha vinto in trasferta. E gira 10 punti già. Ma al Cosenza i ragazzi devono andare con l'intenzione di fare la stessa vittoria che hanno fatto a Palermo. Quindi il cavaliere prevede una vittoria. No, io questo è un appello che faccio ai giocatori. Anche se domenica giocherà questo portierino, chiamiamolo così, ma è un ragazzo molto in gamba, l'ho detto prima, lo ripeto ancora. Non temiamo, perché i giovani sono quelli che contano oggi. Vedi quell'Antonucci a centrocampo. Antonucci, non... Vabbè, io mi imbroglio sempre. Ma voi lo fate apposta, cavaliere. Faccio delle battute per far sorridere le persone. Hai capito? Ok, Amadouci. I giovani ci vogliono. Allora, in questa squadra, la gente deve capire che ci sono 4-5 elementi a età avanzata.
Ferrara, i nostri centravanti, Verde, sono 4-5 elementi più di età. Esperto. Bravo. Ma gli altri sono giovani. Allora diamo tempo a questa squadra di crescere, di farla affiatare. Modulo di Gioccherina dice: prego cavaliere, dite. Il nostro campionato incomincerà al girone di ritorno. Con questa squadra qua non ce ne sarà per nessuno, perché sono giovani, corrono, okay, ci fanno divertire. Cavaliere, quindi quello che voglio dirvi, i messaggi che sono arrivati sono... Non voglio nominare questi messaggi. Daniele, tu quando vieni qua mi viene a sparare. Ma io vi devo sempre dire quello che scrivono i tifosi. Ma quello che scrivono loro, dicono, te l'ho detto 50 dicono, volte, se mi fai la cortesia. Dì al cavaliere che non faccia più pronostici perché non capisce proprio niente di calcio. Allora, mi fai la cortesia, sì, prendi carta e penna, sì, fammi un elenco, sì, mi dai nome e cognome. Sì. Che io so con chi devo parlare. Con chi dovete parlare? E lo so io con chi devo parlare. E li mandiamo tutti alla casa del comando. No, cavaliere, a no, San Leonardo. No, un secondo. L'abbiamo 5 vani bellissimi. No, un attimo. È un hotel a 4 stelle. Ma hanno ragione, perché voi... È un servizio gratuito. Voi non azzeccate niente, cavaliere. Non è vero. E come non è vero? Ho azzeccato la partita di Palermo. Ma una sola mi avete azzeccato. E piano piano. Loro hanno ragione e scriveranno ancora. Ma scrivete una vita sana. Perché io sto qua in attesa di portarvi alla casa del compianto. Tu dici di no e poi vedrai. Va bene, cavaliere. Tu mi vuoi provocare? No, io non mi voglio fai arrabbiare. Ma non mi faccio arrabbiare. Vi ho detto tante volte, no, questa trasmissione sì, va in Germania, sì, in Olanda, negli Stati Uniti, la vede tutto il mondo. È internazionale. Anche un grande amico mio in Brasile. Beh, lo salutiamo. E lo salutiamo. Carmelo. È un personaggio di Salerno, sì, che vede la trasmissione su Salerno Notizie in Brasile. Bene. Allora, con questo, noi vogliamo chiudere, perché sennò la gente li scocciamo. Il cavaliere dice una sola cosa: lasciamoli tranquilli, è domenica prima di chiudere. A Cosenza? Nella tana dei lupi. Entreranno i leoni, che i leoni mangeranno i lupi, e faremo un solo colpo. La Salernitana vincerà a Cosenza 2-1. Te lo dice il cavaliere Guariglia, e lo dici in alta voce: si vincerà 2-1.